essere approfondito in questo contesto, d'accordo, per carità. Mentre quell'altra, se posso chiamarla critica, molto virgolettando, è quando hai detto quello è l'attore, io sono l'autore, quello è il personaggio, io sono l'autore e i miei pensieri magari mi ritengo per me, per carità, è legittimo, però io personalmente ho bisogno di sapere uno da che parte sta. Amo le persone che si schierano. Questa è, amo le persone che si schierano. Sono un gabberiano, verso, insomma. E l'altra mia domanda che volevo fare, proprio come domanda, è questa: ama le persone che si schierano. Come nascono gli spettacoli? Come nascono gli spettacoli in genere? Come nascono gli spettacoli da scambio? Cioè, capita che una sera uno va a cena da un amico e gli parla del Risorgimento, all'inizio pensi il Risorgimento per carità non mi interessa, ma nasce uno spettacolo invece denso di riflessioni. Possono nascere anche da riflessioni, sollecitazioni dei potenziali spettatori, magari attraverso canali telematici tipo email o cose di questo genere, e in modo che l'autore, come mi sto chiamando io stasera, neologismo da 5 lire, in modo che l'autore diventi interprete di esigenze del potenziale spettatore, il quale non avendo né la capacità né la visibilità per poter rappresentare quelle che potrebbero essere le proprie idee,